La gita in canoa, però in auto. Percorrendo le strade della fascia costiera dopo una giornata di pioggia è facile incappare in rovinose buche e strade allagate. Ad ogni pioggia, disagi e in periodi di acquazzoni incessanti come quelle di questo periodo, le strade sono impraticabili e restano così per giorni. La gita in canoa, però in auto. Questo quanto succede in via Madonna del Pantano a ridosso della scuola Don Salvatore Vitale. Più che una strada, un fiume in piena e arrivare in classe diventa un'impresa. Il problema strade che esiste nella zona tra Licola, Varcatura e Lago Patria è ben nota da anni. Non c'è pioggia che non crei danni e disagi. Spesso l'acqua resta appantanata per giorni a causa della mancanza di un'adeguata rete fognaria. Un problema mai risolto. Ma ci sarà sempre il problema in via Madonna del Pantano. Il sollevamento andrà sott'acqua perché le portate sono tante. Le fogne non sono state mai separate. Non abbiamo le acque bianche e le acque nere. Qui finisce tutto nelle stesse reti. Quando arrivano alla centrale di sollevamento di via Madonna del Pantano, che è sottoposta e dovrebbe avere al suo interno allocate 6 pompe da 1 milione di euro l'una, ne abbiamo solo 3, di cui una cammina, l'altra zoppica e l'altra singhiozza. Quindi questo è il risultato finale della cosa. Quindi ci deve essere da parte della regione un grosso intervento per ultimare le reti fognarie per quanto riguarda il Giulianese.